Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sono delle Olimpiadi totalmente nuove sul panorama olimpico e paralimpico. Ci sono quattro territori, quattro regioni, Lombardia, Veneto, Trentino, Alto Adige, quindi un territorio vastissimo. Vuol dire immaginarci sei villaggi olimpici, tre fisici e tre diffusi, vuol dire meccanismi nell'ambito anche nel mio settore, che è il medical service, completamente nuovo. Vuol dire mettere insieme quattro regioni che devono essere coordinate a livello nazionale e bisogna trovare quindi un fil rouge per ottimizzare quelli che sono i servizi medici. Stiamo parlando delle migliori regioni a livello nazionale con dei sistemi avanzatissimi e quindi la contaminazione del sapere medico sarà un ottimo modo per dare una contaminazione anche alle altre regioni che parteciperanno tutte quante al successo dei giochi. Le ricadute sul territorio sono la nostra finalità. Nel senso che noi stiamo lavorando oggi per Milano Cortina per lasciare una legacy. La legacy vuol dire un'eredità, vuol dire qualcosa per i cittadini. Quindi tutte le cose che viene fatto nell'ambito del medical service hanno una legacy, un'eredità per la popolazione, che sia un nuovo ambulatorio, che sia la formazione, che sia la contaminazione del sapere tra le varie regioni. Quindi lavoriamo per il futuro, per il 2027, 28, 29, diciamo per i nostri figli, per le nostre generazioni. Questo è il significato profondo delle Olimpiadi, fare qualcosa sì per i giochi, ma soprattutto per la nazione e per l'eredità futura.